Anche all'Aquila, come in altre decine di comuni italiani, si è svolta la protesta di albergatori, operatori turistici e ristoratori che hanno riconsegnato nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi le chiavi delle proprie attività. Il primo cittadino ha raccolto l'appello lanciato dai rappresentanti delle associazioni Horeca, Ristoratori a Q versus Virus e Direttivo Mio Risorgiamo Italia, che in questo modo hanno chiesto maggiori attenzioni da parte delle istituzioni per un comparto, quello turistico ricettivo e della ristorazione, tra i più colpiti dall'emergenza coronavirus. Questa è la chiave che simboleggia i tanti locali che sono stati chiusi a seguito dell'emergenza, le tante attività commerciali che oggi non ce la fanno e che rischiano di non poter riaprire, le tante persone che oggi chiedono un intervento energico, decisivo da parte dello Stato e su cui noi stiamo lavorando da parte nostra. Abbiamo cercato di fare un pezzo di compito, abbiamo differito il pagamento delle tasse, lavoreremo all'abbattimento, cercheremo di garantire maggiori spazi per l'occupazione di suolo pubblico e la detassazione dell'occupazione di suolo pubblico. Certo, naturalmente c'è bisogno che a livello nazionale si faccia la propria parte attraverso il prolungamento degli ammortizzatori, la concessione di fondi che diano liquidità e soprattutto che siano a fondo perduto e che non siano altri prestiti, perché questo territorio di prestiti ne ha fatti fin troppi. Si è dovuto riorganizzare e ripensare già 3 volte dopo il terremoto del 2009, dopo il terremoto del 2016-2017. Oggi, in seguito all'emergenza, è un tessuto produttivo che rischia di non reggere un ulteriore stress test, quindi bisogna prendere consapevolezza che questo non è un territorio uguale agli altri, questo territorio ha bisogno di un'attenzione diversa rispetto agli altri.